La pandemia da Covid-19 non arretra, anzi i suoi numeri fanno ancora paura nonostante l'arrivo del vaccino. Rendere immuni tutti richiede tempo, tanto tempo, e quindi bisogna continuare a usare tutte le precauzioni. Ma per quel che riguarda il Molise, un problema altrettanto pressante è quello dei debiti della sanità regionale, tanto che da più parti si invoca un decreto Molise, come già fatto negli anni passati per Sicilia, Campania e Calabria, regioni oberate da spaventosi deficit della sanità. Ne abbiamo parlato con Vittorio Nola, portavoce dei 5 Stelle in Consiglio regionale. Il Capodanno 2021 non ci ha portato via il virus, non solo, ma ormai i tecnici stanno dicendo che questa pandemia forse riusciremo a bloccarla, ma non sono escluse altre. Quindi la cosa migliore da fare è avere un reparto specialistico che si può fare a Larino, non solo, ma non costa tutti i soldi che dicono, perché non è così. Ma salviamo per il momento il Cardarelli, perché altrimenti tra un po' al Cardarelli non si fanno nemmeno più le operazioni ordinarie, perché non ci va più nessuno. E cioè non possiamo rischiare a stare in mezzo al guado per i prossimi mesi. Ecco perché noi su questo vorremmo discutere, ma invece si discute di equilibri, se la coppa è di Ori oppure di Frattura oppure di Doma. Non, è una cosa assurda, non va bene così. Senta Vittorio Nolo, però il problema dei debiti è un problema che voi come governo, siete al governo come 5 Stelle, potreste fare. Per la Sicilia lo hanno fatto, per la Calabria lo hanno fatto, cioè il governo è intervenuto e ha ripianato il debito prima della Sicilia, poi della Calabria con dei decreti legge. Perché non fare questo anche per il Molise? Lo dico con una parola inglese che poi spiego. Io credo che abbiamo un problema di accountability, si dice, cioè ho l'impressione che il tavolo tecnico romano e i tavoli nostri regionali abbiano dei numeri che sono discordanti tra di loro, e quindi se noi non abbiamo gli stessi numeri su cui si parla, quindi le responsabilità di chi sono e a chi attengono, è certo che c'è sempre questo disallineamento. Ecco perché avvengono delle discussioni a Roma anziché a Via Genova, anziché al tavolo tecnico dell'unità di crisi, dove si parla di numeri che non sono identici, e quindi è chiaro che le decisioni vengono prese tardi e male. E quindi la domanda è: ma voi come governo nazionale perché non fate qualcosa per il Molise, che è importante, insomma, mi sembra che è importante, questa è la cosa, il nodo, perché insomma è l'unico modo di eliminare questi debiti. Certo che bisogna assolutamente affrontare il tema, attenzione che non bisogna confondere però gli ambiti, quindi bisogna purtroppo lavorare in parallelo e sapere perfettamente che la Regione Molise così com'è non può gestire e attuare un piano di rientro perché c'è uno sbilanciamento. Quindi noi stiamo chiedendo da sempre questa integrazione dei fondi, dove però dobbiamo renderci per sempre chiaro in testa che dobbiamo differenziare i budget dagli extra budget, dobbiamo differenziare i pazienti regionali dai pazienti extra regionali, dobbiamo distinguere la mobilità passiva dalla mobilità attiva, e in sintesi dobbiamo differenziare la tutela della salute di tutti i cittadini di Molisani dai conflitti di interesse. E questa è la cosa più semplice del mondo da fare, ma è facilissimo farlo, ci vuole volontà. Però purtroppo i soggetti devono essere capaci di gestire questo. Se non sono capaci, facciano un passo indietro.